Sapete tutti che mio fratello Christian ora ha l'iPhone e negli scorsi giorni ha avuto difficoltà nel passare i file dal suo vecchio telefono Android al nuovo iPhone. La soluzione gliel'ho data io e sicuramente può servire anche a voi. La soluzione a tutti questi problemi è Mobile Trans. Mobile Trans è il miglior software desktop per trasferire contatti tra iPhone e Android. Ma non solo contatti, anche altri tipi di dati tipo foto, video, messaggi, app e tanto altro ancora. Questo software, oltre ad essere compatibile con migliaia di dispositivi iOS e Android, è compatibile anche con i telefoni Windows. Con Mobile Trans puoi trasferire facilmente fino a 18 tipi di dati, incluse app, foto, messaggi, video, musica e altro. Inoltre supporta oltre 8.000 dispositivi mobili tra iOS, Android e Windows. Quindi con questo software potete muovervi in sicurezza senza perdere alcun dato nel vostro telefono. Tutto quello che avevate nel vecchio telefono e volete trasferirlo nel nuovo telefono, potete farlo benissimamente senza perdere nulla. Ed inoltre è progettato per tutte le persone come me hanno difficoltà nella tecnologia e quindi è super facile e velocissimo. Trovate ovviamente software da scaricare in descrizione, trovate tutte le info in descrizione, mi raccomando passateci. 15.000 mi piace, vi portiamo una sfida tra Chef Chale, Chef Christian e Chef Franco. Faccio male. Oggi in TV niente, eh? Niente di che. Stasera c'è la Champions stasera. Vabbè, meno male. Fa vedere la lui. Che ore sono? Sono l'una meno 10. C'ho una fame. Che ci cucini oggi, Chef Franco? Cosa ci prepari? Una carbonara, una cacio e pepe, una cotoletta alla milanese, un risotto con i funghi. Cosa ci prepari? Una beata minchia, perché tengo proprio igiene oggi. Non c'ho voglia. Non ci sta 1000 lire. Panino. Già, veramente. Ci piano un po' che fesi da chi. Bel piatto panino di pasta, non ce lo fai? No, no, non ce la faccio. Non sul mio ristorante, cioè mamma mia, cosa di storia. Esatto, ci sono. A me chiama solo un chef. Chi chef tu mi chiama? Se lo chiamiamo lo dobbiamo pagare. Quindi è meglio che andiamo al ristorante. Secondo me chi ci può cucinare oggi? Chef Christian. E chi è? Mio figlio è piccolino, poi ti faccio vedere che ci prepara. Ma ho sentito che oggi nessuno vuole cucinare. Non vi preoccupate, c'è Chef Christian. Papà, non ti preoccupare, cucino io, ti faccio una bella matriciana pure per te, Enzo. E non ti preoccupare, io sono più di uno chef. Sono il migliore, chef stellato. Faccio vedere io. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shalebum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo e come avete visto dalla miniatura e come avete visto anche da questa intro particolare, oggi non ci sarà né Chef Franco né Shale che cucina. Non c'è mamma, non c'è nessuno. L'unico in famiglia che può prepararci qualcosa di buono oggi è Chef Christian. Ciao ragazzi. Chef Junior. Chef Massimo Junior. Junior, sì. Dopo il successo del primo video, quel video della carbonara, non so se ve lo ricordate, andatelo a vedere, ci hanno chiesto di nuovo Chef Christian e ci hanno chiesto un nuovo piatto di Christian. Quindi oggi mio fratello preparerà un piatto famosissimo, la matriciana. Però papà, oggi noi possiamo dare una piccola mano, però saremo i giudici. Dovremmo votare il piatto di Chef Christian, i bucatini alla matriciana. Quindi ragazzi, subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e fatemi capire con tanti like e tanti commenti se volete un nuovo piatto di Chef Christian. Mi fa strano dire Franco, Chef Franco, andiamo a vedere gli ingredienti. Christian, andiamo a vedere gli ingredienti. Andiamo, andiamo. Carico? Sì. Andiamo. Ci siamo ragazzi, presentiamo gli ingredienti. Abbiamo due polpe. No, invece di usare la pasta usiamo delle polpe di pomodoro. Poi abbiamo l'ingrediente principale, ovvero il guanciale. Guardate com'è bello, bello bello. Poi abbiamo pecorino buccia nera. Pecorino buccia nera. Pepe, ovviamente non può mai mancare. Invece dei rigatoni, oggi bucatini. Un'ottima pasta per la matriciana. Io non mando. Pietro, a meno il guanciale. A me il guanciale, sì. No, però lo taglio io al listarello. Sì, al listarello li faccio tagliare a te. Ovviamente, ragazzi, volevo dirvi: quando fate i più piccolini, età di mio figlio 13, 14, 10, volete cucinare, fatele sempre in presenza di un genitore. Perché ci sono i coltelli e fa paura. Quando stanno i genitori, potete fare quello che volete voi. Come adesso, per esempio, io taglio il guanciale e poi dopo cucina lui. Dovete imparare. Questo sarà potenza? Sì. Oh, posso prendere il coltello piccolino? Prendi il coltello piccolino, eh? Ancora meglio. Tutto è così. Sì, 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 sì. Mandini forte. Bravo. Ragazzi, ovviamente io sto vicino a lui. Lo dico anche ai genitori che i ragazzi piace cucinare scuola alberghiera. Come infatti lui vuole scegliere scuola alberghiera. Mi fa tanto piacere. Fammi un po' piccolino. Si usa sempre le mani.
Cazzo, qualche pezzo più grande lo faccio più piccolo. Un po' piccolino. No, butta così, butta già lì dentro, Ok. Chef, vogliamo vedere se Christian è preparato anche teoricamente sulla cucina? Ci vogliamo fare questa domanda. Christian, secondo te perché non si usa l'olio? Allora, questa domanda già me l'hai fatta pure, Allora, non si usa perché il guanciale è già una quantità di grasso, Quindi poi faccio vedere dopo nella cottura, caccia un botto di grasso. Sì, ma che grasso è? Animale, vegetale? No. Animale. No, il suggerimento di Chef Franco, no! No! Ma sto dicendo animale. Vabbè, deve essere per forza. Esatto, sì. Allora, faccio così. Ok. Togliamo sempre questa. Tipo il pezzo di guanciale, Chef. Hai visto com'è bello? Mamma mia, si sente, si è da qua l'odore. Spettacolare. Ovviamente, essendo grassoso, scivola. Cristian, chef Cristian, scusami. Il guanciale, che parte del maiale è? È la guancia. Bravo! Oh, è preparato, Chef Frank? Sì, sì. Promosso? Promosso. Ovviamente, secondo me, è una grande matriciana, Dici, secondo te la fa buona, Cristian? Sì, vado guanciale, Un'altra cosa, Cristian. Quando cucini, ti devi mettere sempre uno strofinaccio vicino per pulirti le mani. Ovviamente, così. Vai, prendi la pentola, ti accendo il fuoco. Voglio ringraziare tutti per la frittatina alla carbonara, 105.000. Ringrazio a tutti. Voglio bene. Ma lo lascio rasolare? Sì, lascio. Nel frattempo, cosa devi fare? Vediamo se capisce Cristian. Ma bisogna mettere un'altra pentola. Bisogna salire l'acqua. Bah. Sì, bisogna far bollire l'acqua. Bravo, per la pasta. Accendiamo piano piano, sennò qua mangia a mettere che fa fatto male. Guardate ragazzi, guardate qui, che sta cacciando un botto di grasso. Guardate che bel pezzettone di guanciale, guardate com'è bello. Sì, bisogna essere anche bravi a cucinare, però uno bisogna avere la passione e l'amore. E due bisogna avere anche gli ingredienti, cioè bisogna avere anche una qualità adatta degli ingredienti. Come procede, Cristian? Bene. Altro pochino, Senti che odore. Mamma mia. E ovviamente, Cristian, dopo che fai con questo guanciale? Dopo che si è fatto croccante, si spegne il fuoco. Allora, lo mettiamo qui sulla pasta. Quindi lo dividi dal suo olio. Lo asciughiamo, però l'olio ovviamente non si butta. E buttiamo la pasta di pomodoro per dare più sapore alla pasta. È bravo perché sa spiegare anche bene e ci sa fare. Oh, mia! Entrata mia! Mo Cristian, ti voglio fare una domanda. Da cosa è nata la tua passione in cucina? Perché ti piace cucinare? Perché ovviamente lui non è che cucina o si appassiona di questa cosa in cam. Si appassiona anche quando non registriamo, quando si vede i video nostri, i video di Chef Franco. Quindi da come è nata questa passione? Allora, vedendo le ricette di Chef, ovviamente vedendo i video di papà. Anzi, è nato soprattutto vedendo i video di papà. Quindi tu vuoi continuare anche per tua cultura personale? Esatto. E vuoi farlo anche come lavoro, quindi vuoi continuare a scuola? Io voglio fare alberghiero. Vuoi fare alberghiero? Scelta sua, ragazzi, noi siamo contenti. Se mostrava alberghiero, no, questo c'era 10 volte. Esatto. Oh, mandami quella padella, lei come ha detto. Oh, quanto olio, mamma mia. Questo o lo faccio, meglio lo faccio io, perché ti puoi cuocere a papà e evitiamo. Ragazzi, guardate com'è bello croccante, vedete? Me ne sembra che sia tanto, però poi dopo diventa molto piccolino. Qualche gocciolino gli lasciamo dentro. Vai così. E tira, verso indietro. Olè, bravissimo. Attenzione, solo taglia. Sciacquo un po'. Sì, è più. Prendi la vendola e metti sul fuoco. Vai. Qui? Sì. Allora, mo ci vuole un po' di sale. Bravo. Questo qui? Sale doppio, sì. Allora, quando prendi sale così, ti faccio solo vedere, fai così, così, poi butti così. Quanto ancora? Fai un altro po', poi assaggi man mano. Ok, gira. Questo tutto deve stare in 10 minuti, non più di tanto. Infatti. Ragazzi, pepe! Ci vuole il pepe. Aspetta, prima di tutto il pepe. Assaggiare? Assaggi. No, io no. Assaggi. Ho un scotto. Devi fare così. Assaggi. Vedi di sale com'è, se ci vuole oppure no. Un altro pochino. Basta, perché poi mangiare un po' di sale. Esatto. Iniziando po'. Ancora? Sì. Basta. Piano e non di cuocere.
non solo che mio figlio, vedere cucinare i ragazzi è una bella gioia, è una bella passione. Ma io vedo come tanti ragazzi che mi scrivono su Instagram oppure mi mandano i video. Ma un ragazzo stamattina mi ha mandato il video e ha fatto le frittatine alla carbonara. Ha detto: "Chef Franco, come sono venute? Sono belle cose, mi fa tanto piacere". Vieni un po'. Salato. Salato. Buonissimo. Oh, chef, ok, però dopo l'assaggio, chef. Papà. Guarda, io sto girando, no? Guardate qui. Questo è tutto il grasso del guanciale. Per questo ho detto non ci vuole l'olio. Quando ho assaggiato io, non era troppo piccantino. Cioè, penso che ci vuole un altro po' di pepe. Vai, vai, vai. Vedi tu, stai cucinando tu. Ancora un pochettino. Basta, dai. Basta, basta, basta. E che è? E come te bruci? Non lo so, penso col pepe mi sono strofinato. Piano piano, gira piano. Ah, così. Aspettiamo che cuoce il sugo. Appena bolle l'acqua, buttiamo la pasta. Poi faccio vedere dopo. Appoggia dentro e lascia. Va bene, dai. Stai imparando, dai, ragazzi. È bello, dai. Ma che hai fatto? Ma me ne so. Ma nel bagno, sciacqua la faccia proprio dal sapone, dai. Qui si è dimenticato una cosa. Il sale. Dove? Nella pasta. Dove l'ho buttato prima? Pigli una bella fragata, vieni. Fai un'altra così. Basta. Perché scotta, assaggio io. Sì. Devi sempre assaggiare. Ragazzi, lo dico anche a voi. A casa, assaggiate sempre. Ottima. Raga, continuate la pasta su 10 minuti. Agli ultimi 2 minuti dalla fine la trasferiamo qui nel sugo e la mischiamo. Ci buttiamo il guanciale e facciamo finire di cuocere. Poi lì ci buttiamo il guanciale e ci buttiamo il pecorino a buccia nera. Allora, ragazzi, prendiamo il mestolo. Mettiamo un po' d'acqua. Perché butti l'acqua? Perché butti l'acqua? Pasta caccia amido, no? E viene più cremoso. Ovviamente viene più cremoso. Ragazzi, i bucatini li scelti scialle e boom, Dovevo fare i rigatoni, però ho detto insomma. Beh, sempre i rigatoni, dai. Vabbè, per cambiare. Ma secondo me la morte qual è? Ma ci stai già qua, mi sono bagnato tu qua. È buonissimo. Come procede, Cristian, la salsa? Molto bene. Ma com'è questa salsa? Mamma mia, si sente un odore spettacolare. Ma perché la poppa? Allora, voglio aggiungere... ecco qua. Questo volevo sapere. Allora, abbiamo scelto la polpa e non la passata proprio. Perché la polpa, rispetto alla passata, ci azzecca di più, è molto più cremosa. E quindi con la pasta la azzecca meglio. Viene molto più cremosa. Sono numero uno. Cazzo. Emozionato per questa diciana? Ovvio. Grazie, adesso come bello. Che bello, mi devo dire la verità. Sta bello. Bisogna cambiare chef Cristian. Chef Junior. Come hai detto che vuoi fare una novità? Perché noi abbiamo comprato delle novità. La matriciana non vogliamo assaggiarla nei piatti. Oh. Dove la vogliamo assaggiare sta matriciana? Chef Cristian, dove la vogliamo assaggiare sta matriciana? Ce lo vuoi far vedere? Vai, vai, vai a prendere la novità, va. Aiù, novità che vedrete per la prima volta, che poi magari vedete anche nelle ricette di Chef Franco. Eccoli qua! Ah, ecco novità, oh, aggiù! Mangia qui, oh! Ma che siamo? Ma che siamo? Al tonnarello a Roma? Nelle trattorie, sì. Nelle trattorie romane. Cristian, vieni, gira un po' il sugo. Sì, sì. Cavolo. In cucina ci vuole anche attenzione. Se tu rimani il sugo lì, che succede? Si attacca. Roba, che ci mangia? Ci abbiamo affetto. Guarda, qua li abbiamo affetto pizza. Metti la pentola vicino. Allora, mettiamo la pentola vicino. Vai, vai. Aiuto, io devo imparare pure io, che vi credete? Cristian, se inizi a girare. Piano piano, non facciamo cadere niente, sennò ci mangiamo niente, oggi. Vi posso portare un po' d'acqua dietro? No, non ci stanno problemi. Sì, 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 tanto si asciuga. Cazzo! Ma che dove ci fate per te? Non lo so. Scolare la pasta con la forchetta non è il mio forte. Oh, è pesante. Giria che è meglio così, ah. Non spadellare, ah, né cosa tua. Niente, che sia. Ragazzi, buttiamo il guanciale. Bello. Pecorino romano, buccia nera. Vai, 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 a quel dove. Vai. Va bene. Guarda, mo ti insegno io. Ti imparo a spadellare. Però la pasta è quasi pronta, ragazzi, tu spadella me. È perché la pentola è pesante, ragione. E quello è fatto. E però se spadelli... Piano, piano. La pasta, vedi come si amalgama, prende sapore. Provaci, se non ce la fai, non fa niente, sennò cara pasta, ci mangiamo niente. Ok, Cristian, va benissimo. Oh, perfetto, spegniamo. Cristian, sei capace di impiattare? Certo. Rispondo io. No. Sì, non ti preoccupare. Aiuto, chef Franco, c'è solo da imparare. Sta niente da fare. Allora, Cristian, che devi fare? Allora, devo buttare la salsa sopra. Vai. Un po' di guanciale così bello. Pecorino, buccia nera. Mettiamo pure la buccia dopo.
Basta. Ok, pepe. Ovvio il pepe. Così. E come ultimo siamo conservati il guanciale, così per avere due croccantezze diverse. Se tu mi hai superato, papà. Guardate che bello. Questa è la mia matriciana. Ora faccio un assaggio per tutti voi e per vedere se è venuta buona. Com'è? Non ci parliamo a fare, ragazzi. Una bontà unica, è venuta proprio buonissima. Ma che Cristian, com'è? Non mi va! Molto bello cremoso. Chef Franco, noi siamo i giudici. Un bel bello sta pentolina, già da... Pronti per assaggiare? Assaggio. Fatemi sapere, vai. In questa pentolina è stupendo, mi ricorda molto il ristorante Tonnarello di Roma, eh. Non so se ci siete andati a mangiare. Allora, buon appetito. Devo dire la verità, buon appetito. Bucatini, cottura ottima. Però devo dire la verità, se erano i rigatoni, veniva più cremoso. Si sente il sugo del guanciale, il guanciale croccante. Allora, sto pomodoro dolcissimo. Con questo sugo di guanciale, no. Secondo me è buona anche di pepe. Mamma mia, bella, questa è giada. Buona? L'ho imparato solo a spadellare. Allora. Da leccarsi le dita. No. Ma che matriciana è venuta? Allora, chef Franco, dai un voto, poi lo do io. 10 più. Oh. 10 e lode, voglio un applauso a questa. Bravo, Cristian. Grazie. Bravo. Grazie. Ragazzi, è venuta una matriciana buonissima. Cottura del bucatino giusto, la salsa, il guanciale bello croccante che si sente. Perché si sente il sapore del guanciale se è buono. Sto mangiando. Quindi, ragazzi, il video finisce qua. Grazie, Cristian. Chef Fra, tu oggi non puoi cucinare. Tra virgolette, hai cucinato. Ti posso dire una cosa? Per come è bello quando cucinano per te? È ancora più gustoso. E te lo mettono a tavola con queste pentole. Come dice mamma. Ancora meglio. Quindi, raga, grazie a tutti per la visione. Non ce la posso. Complimenti a Cristian per aver cucinato questo piatto. Lasciate tanti mi piace, tanti commenti, mi raccomando commentate qui sotto con una prossima video ricetta di Chef Franco, di Chef Sciale, Chef Cristian, se volete le sfide tra noi tre, mi raccomando, un saluto a tutti, buona matriciana a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao ragazzi, guardate qua, vai a mangiare, vai, so, voglio me lo mangio così, voglio piccolo backstage, ma è saporito veramente, mamma mia, la bontà. Qua ci stiamo leccando pure i piatti, bravo Cristian, bravissimo, mamma mia, voglio. Grazie Cristian. Prego.